la Fondazione Paola Droghetti, che da anni ha sposato questa nostra iniziativa con appunto la creazione di un premio che viene dato alla miglior tesi di restauro. Questo deve essere chiaro, che il tema principale è questo. Pertanto inviterei innanzitutto la professoressa Lia Piccolella a salire sul palco, in modo che faccia una piccola presentazione della fondazione, come è giusto che sia, per raccontarci chi sono e che cosa fanno. Allora, buongiorno a tutti. Credo che in questo convegno presentare la fondazione sia abbastanza scontato, perché ormai ci siamo resi conto che ci conoscono tutti, perché sono in realtà 10 anni che diamo annualmente un premio per la miglior tesi di laurea, e questo per noi è una grandissima soddisfazione. Vorrei anche aggiungere che oltre a premiare i giovani laureati per la miglior tesi, vorrei ricordare che siamo arrivati a dare 27 borse di studio per i giovani laureati all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro. Naturalmente questo sapete che per noi è motivo di grande orgoglio, perché ormai ci rendiamo conto che incontriamo a distanza di anni giovani che avevano vinto la borsa di studio appena laureati o allora appena diplomati, e che oggi sono restauratori molto ben inseriti nel mondo del lavoro, e questo è stato per noi fortemente significativo, perché in realtà lo scopo della borsa di studio era quello di dare la possibilità a giovani appena diplomati o laureati di entrare nel mondo del lavoro con un'esperienza lavorativa altamente significativa, come è stata quella delle studio presso l'istituto. Mi preme ricordare ancora una volta che la Fondazione Paola Droghetti è nata nel 1998 per onorare il nome di una restauratrice prematuramente scomparsa, Paola Droghetti. Mi commuovo perché era una amica, e questa è una cosa che ci teniamo a ricordarla, perché molto spesso ormai negli anni si dimentica il significato della fondazione, perché non è solo quello di aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro, preservare il patrimonio, conservare le opere del nostro patrimonio, ma è fondamentalmente quello di onorare in modo duraturo il nome di una restauratrice che è scomparsa prematuramente. Allora, alla fine della premiazione ci teniamo a farvi vedere un filmato delle ultime borse di studio, che sono quelle dell'anno accademico passato, perché quelle dell'anno accademico, ultimo anno accademico, che costituiscono il restauro di due opere, questa volta è abbastanza straordinaria per noi questa cosa, perché si tratta di due opere del Maxi Architettura, quindi due opere architettoniche molto interessanti, di cui non vi voglio parlare perché ve ne parlerò, se è possibile, il prossimo anno. Invece le passate borse di studio riguardano il restauro di due teste ciclopiche di Dea dei Musei Capitolini, sulle quali avremmo piacere di farvi vedere un filmato alla fine della premiazione. Quindi vi chiedo la cortesia di fermarvi, perché il filmato è bello e interessante. Grazie tante.